Il sottomarino Enrico Toti venne costruito a Monfalcone dalla Italcantieri, che ne iniziò la fabbricazione l'11 aprile 1965. Venne varato il 12 marzo 1967 e consegnato alla Marina Militare il 22 gennaio 1968. Il 30 giugno 1999, terminato il servizio attivo, il mezzo venne donato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove è tuttora conservato dal 14 agosto del 2005. Il trasporto al museo fu un evento unico e spettacolare. Nel corso della sua attività, il Toti ha accumulato 27.030 ore di moto percorrendo 137.000 miglia nautiche. L'equipaggio era composto da un numero variabile di persone, compreso tra 20 e 30 unità, in genere 4 ufficiali e 22 tra sottufficiali e comuni. Il battello è intitolato ad Enrico Toti, nome già dato in precedenza ad un sommergibile. Il Toti precedente aveva prestato servizio dal 1928 fino al 1943, venendo radiato nel 1946. Purtroppo venne poi demolito. Il secondo Enrico Toti, ovvero questo qui, uscì di servizio nel 1997 e per fortuna venne deciso di non demolirlo. Ed oggi è un mezzo unico ed affascinante, persino visitabile, attraverso una visita guidata. Adesso lascio che siano le immagini a parlare, perché penso che le immagini possano parlare da sole.